Se siete appassionati di videogiochi, fermatevi qui, non cambiate canale, perché tra pochissimo parleremo di survival horror con Daylight, parleremo di realtà virtuale, di retro gaming e di mobile gaming. Vi mostreremo una nuova scheda grafica ad alte prestazioni per PC e poi un nuovo titolo di Ubisoft al confine tra fiaba e videogame. È tempo di videogiochi e questo è Game Time. Sigla! Un saluto a tutti, grazie di essere qui con noi anche oggi. Raffaele, Sebastiano, il Raffo sono in posizione e questo significa solo una cosa, che è tempo di videogiochi. È sempre tempo di videogiochi. Oh, non ci siamo fermati neanche durante i ponti. Io protesto. Hai poco da protestare tu che sei andato a spassartela in Giappone. Bravo Sebastiano, la bocca della verità. Comunque, una piccola pausa se la farà anche Game Time. Ma non per far festa, eh. Qui si fa pausa sì, ma per lavorare alle novità. Per cui settimana prossima niente Game Time, ma già dalla successiva ripartiremo, quindi no panic. E adesso via la puntata. Motori a massima spinta e oggi con tuo sommo gaudio, grande spazio alla realtà virtuale. E la prossima frontiera del gaming, infranta ogni barriera tra schermo e giocatore, si potrà essere fino in fondo protagonisti dell'esperienza di gioco. Forse anche troppo, come dimostra questo Daylight. Vediamo. Vi sveglierete in un vecchio ospedale abbandonato, senza sapere il perché, al buio e con una voce distante come unica guida. Per farvi strada attraverso le sale abbandonate, utilizzerete il flash del vostro cellulare, alla ricerca della soluzione del mistero e soprattutto di un'uscita. Ma non sarete soli. Sono queste le premesse di Daylight, survival horror con visuale in prima persona dello sviluppatore indipendente Zombie Studios, che cavalca un filone lanciato con successo da titoli come Amnesia e soprattutto Outlast, portando in dote il nuovo Unreal Engine 4. Il punto di forza del gioco sono le mappe generate proceduralmente. In pratica la struttura degli ambienti cambierà ad ogni partita. In questo modo ogni partita Daylight rappresenta un'esperienza a sé, con una mappa di gioco differente. Di contro, le ambientazioni sono un po' troppo simili tra loro e troppo monotone. Questo non evita comunque di prendersi dei begli spaventi nel corso del gioco, che regala la sua bella dose di tensione e di emozioni, senza però mai raggiungere i livelli di eccellenza di un Outlast. Il gioco si basa sull'esplorazione. Per completare ciascuna sezione sarà necessario recuperare un certo numero di reliquie, dopodiché si potrà raccogliere un sigillo che permetterà di accedere alla sezione successiva. Più artefatti verranno raccolti e maggiore sarà il rischio di essere attaccati da creature ostili. Non è prevista la possibilità di combattere, ma solo di scappare oppure di tenere a bada le ombre usando delle torce di segnalazione. Daylight è disponibile per PC e PS4, ma la versione PC ha una particolarità importante, supporta in modo nativo Oculus Rift. Se si possiede un dev kit di questo visore per la realtà virtuale, basterà accenderlo e Daylight si avvierà automaticamente in modalità VR. Supporto nativo significa che visuale e movimenti sono completamente indipendenti tra loro. Potrete dunque procedere in una direzione e intanto guardare in un'altra. Giocato in questa modalità, Daylight diventa così realistico e immersivo da far sentire realmente in pericolo, e gli spaventi, alla lunga prevedibili, suscitati dal gioco giocato su monitor o TV, diventano esperienze realmente spaventose, tant'è che a volte viene quasi istintivo togliersi il casco in preda alla tensione. Gli sviluppatori dovranno stare attenti a questo aspetto e calibrare con attenzione le esperienze in VR, per non correre il rischio di creare sì giochi super immersivi, ma da cui buona parte del pubblico preferirà tenersi alla larga. Io come prima cosa vorrei conoscere la marca del cellulare della protagonista di Daylight. Perché? Perché va avanti per l'intero gioco con il flash acceso e non si scarica mai. In effetti l'autonomia è davvero super, ma magari si porta dietro, sai, i battery bank. Bastassero quelli, io fra un po' mi porto dietro una centrale elettrica. Comunque, sul tema dell'ospedale abbandonato da esplorare, anche lì con supporto Oculus Rift, è giusto menzionare anche un progetto tutto italiano. Stavo per dirlo, The Town of Light, dello studio LKA.it, guidato da Luca Dalcò, che è ambientato nell'antico ospedale psichiatrico di Volterra, mi pare. Proprio così, dovrebbe ricadere pure questo nel genere survival horror, anche se non è ancora chiaro quali siano le minacce nel gioco. Diciamo un'esperienza di matrice più psicologica, forse, che vuole in un certo senso ripercorrere la storia buia dei vecchi ospedali psichiatrici e dei trattamenti che venivano riservati ai pazienti al loro interno. Un mix quindi di narrazione e esplorazione, ma anche una ricostruzione
quasi documentaristica di ambienti e situazioni, partendo dai documenti dell'epoca. Le immagini che vedete si riferiscono ad una versione pre-alpha e il titolo è attualmente in funding su Indiegogo. Ma mancano solo 2 giorni alla fine della campagna, quindi se ne avete la possibilità supportatelo, perché si tratta davvero di un bel progetto. Altro progetto italiano che vogliamo segnalare, sempre in tema di VR, visto che oggi siamo in scimmia da VR. Esattamente, l'altro progetto, dicevo, è Rift Cave di Andrea Marinelli, studente di informatica all'università e fan di Game Time, che non guasta mai. Esatto, il progetto vale doppio così. Rift Cave permette di esplorare un complesso sistema di grotte sotterranee, tra passaggi naturali, ponti sospesi e cascate. Un'avventura basata sull'esplorazione da vivere in prima persona e in modo immersivo grazie ad Oculus Rift. Bravo anche Andrea Marinelli. È bello vedere tutto questo entusiasmo per la VR anche nella scena italiana dello sviluppo indipendente. E non dimentichiamoci anche Assetto Corsa. Quello non potremmo dimenticarcelo. Marco e i ragazzi di Kunos Simulazioni hanno svolto e stanno svolgendo un lavoro egregio con quel gioco. E il gioco diventa migliore ogni giorno che passa. Provatelo perché ne vale la pena. Comunque, ora che i visori pare siano avviati finalmente sulla strada della commercializzazione, non dimentichiamo anche Project Morpheus e di Sony, il prossimo grande problema che si porrà con la VR è come muoversi e interagire con gli ambienti virtuali. Bella domanda, eh? Come farlo? Mouse e tastiera sono impraticabili con il visore in testa. Il pad è una soluzione, ma di certo non la migliore. Un sensore come Kinect può funzionare, ma solo finché stai seduto. La fantascienza ha dato tante risposte a questo quesito. Quella più affascinante è sicuramente il ponte ologrammi della serie Star Trek. Un po' impraticabile in generale, ma soprattutto se indossi un visore con cavo. Il punto è, dove finisce la fantascienza e dove arriva invece la scienza? Bella domanda anche questa. A parte sensori di movimento come Kinect, le soluzioni più accreditate oggi per muoversi e interagire negli spazi virtuali sono sostanzialmente 2. Entrambe frutto, come Oculus Rift, di una campagna Kickstarter. Vediamo! Virtuix Omni è la prima periferica che permette di muoversi liberamente in modo naturale all'interno di giochi in realtà virtuale. Con Omni potrete camminare, correre, saltare, con in testa un visore come Oculus Rift e senza il rischio di schiantarvi contro le pareti della vostra stanza. Il nome tecnico è girello omnidirezionale, perché a questo assomiglia ad un girello. Entrando al suo interno e indossando le speciali scarpe con suola a basso attrito, potrete scivolare sulla sua superficie, senza il rischio di perdere l'equilibrio grazie al supporto ad altezza vita. Un sensore di movimento esterno e il software di tracciamento forniti a Corredo tradurranno i vostri movimenti in input. In questo modo la periferica risulta compatibile con tutti i giochi che accettino un input programmabile da tastiera. L'ideatore del prodotto dice che con Omni potrete divertirvi e al tempo stesso mantenervi in forma. I video dimostrativi non lasciano dubbi su questo punto. La domanda semmai è un'altra: quante partite riuscirete a fare a giochi come Battlefield prima di gettare la spugna? STEM System di Sixth Sense è il primo sistema di wireless motion tracking per i videogame in realtà virtuale. È l'evoluzione del Razer Hydra ed è stato sviluppato dallo stesso team. Si compone di una base, chiamata STEM Base, collegata al PC via USB, e di una serie di sensori wireless chiamati STEMs, collocati su testa, torace e gambe, che permettono di tracciare la posizione del corpo e i movimenti degli arti, grazie a un sistema a bassa latenza basato su campi magnetici, quindi senza problemi di calibrazione. Infine, 2 motion controller chiamati STEM controller, con stick analogici e vari pulsanti da impugnare in stile Move, permettono di gestire i movimenti di mani e braccia. Il sistema supporta in tutto 5 sensori STEMs. Con STEM System potrete interagire con oggetti in VR, usando le mani o anche i piedi. Immaginate uno sparatutto in cui possiate far fuoco impugnando 2 armi contemporaneamente e sparando con ciascuna in direzioni diverse. Ma è solo un esempio di quel che sarà possibile fare con questa periferica, capace di dar vita al vostro avatar in realtà virtuale. L'applicazione Motion Creator, fornita a Corredo, abilita il supporto STEM System su praticamente qualsiasi videogioco in circolazione, emulando altre forme di input, come mouse e tastiera oppure gamepad. Ma STEM System sarà utile anche in ambiti che non siano il gaming, ad esempio la modellazione di oggetti in VR, grazie al software MakeVR, spianando la strada ad un nuovo standard tra le interfacce in 3D. Un po' Minority Report, questa cosa dell'interazione con oggetti virtuali. Io penso sempre all'effetto di chi ti guarda da fuori e pensa: ma questo è pazzo! Un po' sì, ma non bisogna fermarsi a quello. I campi d'applicazione della VR sono tanti e interessanti e, come abbiamo visto, non necessariamente ludici. Intorno alla VR ci sarà veramente da sbizzarrirci. Ne vedremo delle belle. Sicuramente ne vedremo delle belle già a D3 e dopo i voli pindarici di un futuro in VR, che speriamo non sia troppo lontano, torniamo al presente, che non avrà l'interfaccia in 3D,
ma a quelle touch di smartphone e tablet. Sempre più diffusi come dispositivi di entertainment, portatili e a basso costo. Basta procurarsi le giuste app e le migliori della settimana ce le propone, come sempre, Sebastiano. E partiamo da un'app veramente giusta, sviluppata grazie ad una campagna Kickstarter che ha fruttato ben $500,000. Si tratta di Republic, di cui è da poco disponibile il secondo episodio, chiamato Metamorphosis. Republic è un gioco stealth molto originale, in cui la protagonista, Hope, deve fuggire dal controllo oppressivo di un regime autoritario, grazie al nostro aiuto. Il nostro ruolo ci mette nei panni del Grande Fratello, quello letterario ovviamente. Attraverso le telecamere di sorveglianza potremo osservare Hope e guidarla un tocco alla volta verso la salvezza, hackerando i sistemi di sicurezza e facendola interagire con l'ambiente di gioco. Questo è il secondo episodio dei 5 previsti, disponibili singolarmente oppure con un più conveniente Season Pass, al momento solo per iOS. Gli utenti Android possono invece gioire per l'arrivo, anche sui loro dispositivi, del remake di un classico tra i giochi di ruolo, la Enhanced Edition di Baldur's Gate, tradotta in italiano e con tanto di espansione, Tales of the Sword Coast inclusa. Ambientato nei reami di Dungeons & Dragons, nel 1998 Baldur's Gate diede nuova vita al genere RPG e resta un punto di riferimento ancora oggi, specialmente se giocato su tablet, la piattaforma ideale per godersi questo gioco è ad un prezzo molto più basso rispetto alla versione PC. Che dire, operazione nostalgia riuscitissima. E sempre in tema nostalgia, proprio in quegli anni, tra il 96 e il 98, usciva un giochino portatile che in quanto a dipendenza da gioco e copie taroccate resta inarrivabile anche dai tormentoni di oggi come Flappy Bird e 2048. Ve lo ricordate il Tamagotchi? Aveva la forma di un uovo perché il piccolo mostriciattolo che dovevamo crescere, sfamare e ripulire continuamente nasceva proprio da un uovo alieno. La versione più celebre resta proprio questa, quella classica, e ovviamente non poteva non approdare anche sui dispositivi portatili di oggi, ovvero i nostri cellulari. Ma oltre a Tamagotchi Classic, su Google Play e App Store potete trovare anche il nuovo Tamagotchi Angel, che si concentra giustamente su cosa succede al nostro Tamagotchi una volta passato miglior vita. Insomma, se pensavate di esservene liberati, questo è il modo migliore per ricascarci. Grazie Sebastiano. Il Tamagotchi che ricordi, io non dimenticherò mai la tragedia del mio di Tamagotchi. Tragedia? Sì, gli stavo appresso da giorni, era in salute, poi un bel giorno faccio una commissione, torno in macchina e lo trovo in fin di vita. Ma scusa, se stava bene? Sì, un'ora prima stava bene, un'ora dopo era affamato, disidratato, infatti è schiattato e lì ho detto basta con il Tamagotchi. Ma anche tu però, mi compri un Tamagotchi? Me l'avevano regalato, e mettiamo le cose in chiaro. Comunque erano gli anni 90 e a parte i Tamagotchi in circolazione c'erano anche i giochi di un team inglese che aveva sfornato dei gran capolavori su Amiga e Atari ST. Chi fossero ce lo racconta il Raffo. Nelle scorse puntate vi ho parlato delle software house inglesi più importanti degli anni 90 e non poteva di certo mancare una menzione ai Bitmap Brothers. I giochi dei mitici Bitmap Brothers si riconoscevano al primo sguardo, già dall'impatto grafico che era eccellente e poi perché erano tutti caratterizzati da uno stile metallico che era una sorta di marchio di fabbrica. I titoli usciti con etichetta Bitmap Brothers sono tanti, ma quelli davvero fondamentali nel complesso sono solo 5. Il primo, del 1988, è uno sparatutto a scorrimento verticale chiamato Xenon, che ancora non possedeva i tratti distintivi della software house inglese, quindi nessun elemento metallico nella grafica e un comparto sonoro appena discreto, ma metteva già in luce le capacità del team in fatto di programmazione. Solo un anno dopo ecco Xenon 2 Mega Blast, che fu un enorme successo. Il titolo presentava un livello di difficoltà notevole, ma questo non servì a scoraggiare i possessori di Amiga e Atari ST, che si fecero trascinare in questo mondo futuristico nel quale gli insetti prima e le macchine poi riversavano sulla navicella tonnellate di proiettili. Altro elemento che decretò il successo del gioco fu la colonna sonora nei titoli di apertura, un capolavoro firmato da un DJ chiamato Bomb the Bass. Lo stesso anno in cui uscì nei negozi il primo Xenon, i Bitmap Brothers realizzarono anche Speedball, un titolo indimenticabile. E come con Xenon, il primo Speedball servì, come dire, a prendere un po' le misure, perché due anni dopo uscì il capolavoro, Speedball 2 Brutal Deluxe. Ispirato al film Rollerball, Speedball 2 era ambientato in un futuro dove lo sport più in voga era una sorta di pallamano ultraviolenta. Il gioco riusciva a eccellere in ogni aspetto, e non solo sul piano grafico e strategico, ma anche per la fantastica ambientazione e la bellissima colonna sonora, che io avevo addirittura messo su cassetta per ascoltarmela in metropolitana. Indimenticabili le voci campionate, come quella dell'omino dei gelati che all'ingresso in campo dei baraglieri gridava
Ma restano ancora tre titoli fondamentali dei Bitmap Brothers. Uno è Cadaver, un action adventure con visuale isometrica incentrato sull'esplorazione, tanto bello e coinvolgente quanto dannatamente impegnativo. E poi The Chaos Engine, uno sparatutto con visuale dall'alto uscito nel 1993. Di solito stile Bitmap Bros e una storia del tipo macchine che prendono il controllo fecero di questo gioco un altro grande successo. E infine il mio preferito, Gods, un platform con elementi da puzzle game davvero notevole per svariati motivi. Innanzitutto l'intelligenza artificiale dei nemici, e poi il comparto grafico, gli enigmi geniali e la clamorosa colonna sonora iniziale. Gods è una pietra miliare tra i giochi Amiga, un titolo che a distanza di ben 23 anni dalla sua uscita riesce ancora a coinvolgere e ad appassionare, oggi come allora. Grazie Raffo, il mio preferito comunque resta Speedball 2, che era quasi come Dark Souls. Esatto, ti faceva un po' alterare. Sì, diciamo giusto così. Un po', per dirla con un eufemismo, ma era un gran gioco. Di gran giochi ce ne sono tanti anche oggi, ma quando la piattaforma scelta è il PC, serve hardware adatto se si vuole giocare alla grande. Se non si rientra nei requisiti, addio gran giochi, ma con una gran scheda grafica diciamo che la musica cambia. Beh, quella che vi mostriamo oggi non è solo una gran scheda grafica, probabilmente nella sua categoria è una delle migliori, se non la migliore in assoluto. Utenti PC, spalancate occhi e orecchie perché questa è roba tosta. Asus Matrix GTX 780 Ti Platinum Edition, ecco la nuova top di gamma della famiglia Republic of Gamers. Rispetto alle GeForce GTX 780 Ti standard, questa scheda è stata rivista in ogni aspetto per offrire il massimo delle prestazioni agli appassionati di gaming e agli overclocker professionisti. Diverso il layout dei circuiti, diverso soprattutto il sistema di dissipazione DirectCU2 con doppia ventola CoolTech e 4 heat pipe che mantiene sotto controllo le temperature e riduce la rumorosità di funzionamento. La GPU con un totale di 2880 processori paralleli e overclockata di serie raggiunge i 1072 MHz in modalità boost, un 15% in più del modello standard, ma si può spingere anche oltre fino a sfiorare i 1200 MHz in modalità boost, mentre i 3 GB di memoria GDDR5 funzionano a 7 gigabit per secondo e sono la RAM più veloce oggi disponibile per una scheda grafica. La stabilità di funzionamento in condizioni di overclock anche estremo è garantita dalla qualità dei componenti impiegati e dal sistema di alimentazione DigiPlus VRM. Anche sotto sforzo, la scheda non supera mai i 70 gradi di temperatura. Sul retro si trovano 4 connettori per il collegamento a monitor o TV, 2 DVI, un HDMI e un DisplayPort. La potenza è sufficiente per gestire con facilità configurazioni multimonitor. Un connettore di alimentazione supplementare, il sistema di riscaldamento delle memorie, i sensori di monitoraggio e il tasto che ripristina i parametri standard della scheda sono tutte funzioni destinate invece agli overclocker esperti. Il software GPU Tweak permette di monitorare il funzionamento e di gestire l'overclock, ma anche di trasmettere in streaming il proprio gameplay, con una finestra separata per l'immagine proveniente da una webcam, perfetto per YouTube e Twitch. Vediamo le prestazioni di questa Asus ROG Matrix GTX 780 Ti Platinum Edition con alcuni dei videogame più recenti su un sistema MDFX 8350 a 4 GHz e 8 core. Titanfall in Full HD a dettaglio massimo gira sempre oltre le 70 fps, con picchi anche superiori alle 100 fps, a garanzia di una giocabilità ottimale. Battlefield 4, a risoluzione Full HD e dettaglio ultra, si mantiene ad una media di 75 fps con questa scheda e non scende mai sotto le 60, anche qui perfetta giocabilità. Call of Duty Ghost, a risoluzione Full HD e dettaglio massimo con anti-alias 4x attivo, viaggia tra le 70 e le 80 fps medie e non scende mai sotto le 65 anche nelle situazioni più concitate. Batman Arkham Origins, a risoluzione Full HD con dettaglio massimo e physics attivo, fa segnare una media di 91 fps con il benchmark integrato. Infine, ROM 2 Total War, sempre a risoluzione Full HD e dettaglio ultra, con il benchmark integrato gira a 70 fps medie. Insomma, Asus ROG Matrix GTX 780 Ti Platinum Edition si rivela impeccabile in ogni situazione. Nessuno dei titoli testati riesce a metterla minimamente in difficoltà. La scheda è già pronta per risoluzioni superiori al Full HD o per configurazioni multimonitor. La tecnologia impiegata e il valore aggiunto di un design non convenzionale la rendono una delle schede grafiche a GPU singola più veloci oggi sul mercato.
E dopo questa bella parentesi dedicata all'hardware, gli utenti PC avranno l'acquolina in bocca. Esatto, torniamo a parlare di videogiochi e in particolare di come il videogioco possa essere un mezzo espressivo incredibilmente efficace. Può raccontare storie, renderci protagonisti delle stesse, soprattutto suscitare in noi emozioni. Può farci divertire, ridere o piangere. Può catturarci come un bel film e conquistarci come un bel libro. In qualche caso, pochi in verità, ma in questo senz'altro, si fa anche poesia. Mentre ci racconta una fiaba gotica sullo stile di quella dei fratelli Grimm, che se fosse un film sarebbe forse firmata da Tim Burton. Invece è un gioco, la firma è quella di Ubisoft e il suo nome è Child of Light. Dimenticatevi assassini e templari, scenari da mille una notte, navi da pirata e isole sperdute. Dimenticatevi le situazioni dei soliti blockbuster firmati Ubisoft, perché il publisher francese per una volta cambia registro e con questo Child of Light propone un videogioco diverso. A partire dall'approccio, un piccolo team contrapposto alle decine di persone tipicamente impiegate nelle sue produzioni, e poi dal genere, platform RPG, diverso da qualunque cosa si sia vista fino ad oggi. Protagonista è Aurora, una giovane principessa nell'Austria di fine 800, una bambina che si ammala e che precipita in un sonno profondo. Al suo risveglio si trova in un mondo fatato chiamato Lemuria, ma su questo mondo incombe la minaccia della Regina Nera, che ha rubato il sole, la luna e le stelle, e starà ad Aurora ritrovarle e ricongiungersi con suo padre. La visuale di gioco è in 2D a scorrimento e voi vi ritroverete a correre e saltare come nel più classico gioco di piattaforme, in compagnia di Iniculus, una lucciola che potrete anche controllare direttamente e che vi aiuterà a superare gli ostacoli e a risolvere gli enigmi ambientali. L'elemento RPG del gioco, invece, è rappresentato dalla possibilità per Aurora di salire di livello, sviluppando il personaggio secondo un albero delle abilità. I combattimenti, infine, usano un sistema temporizzato a turni, sullo stile degli RPG giapponesi come Final Fantasy. Lo stile grafico è ispirato ai lavori dello studio Ghibli e rende l'ambientazione di Child of Light simile a dipinti ad acquerello. La semplicità è solo apparente, la cura del dettaglio infatti è maniacale e la resa dell'insieme è semplicemente meravigliosa. Non è da meno la colonna sonora, evocativa ed emozionante come non mai. L'intera storia poi è narrata in rima, senza banalizzazioni e forzature, con la delicatezza di chi ha familiarità con la materia e con il valore aggiunto di un doppiaggio in italiano. Child of Light, insomma, è un esperimento ludico riuscito in pieno. L'apparenza è quella di una fiaba per bambini, lo spessore e la sostanza quelli di un racconto per adulti, ricco di significati. La longevità non è elevatissima, ma il valore di questa esperienza non si può misurare solamente in ore. Ricordate, non è importante quel che trovate alla fine di un cammino, ma le emozioni che provate strada facendo. E su questa perla di saggezza, ma soprattutto sulle immagini splendide di Child of Light, titolo consigliatissimo e assolutamente da giocare, cala il sipario su questa puntata di Game Time. Il tempo di videogiochi in TV, anche oggi purtroppo, finisce qua, ma si prosegue, come sempre, sui social e sul web. Su Facebook cercate Game Time TV e troverete la nostra pagina ufficiale con link divertenti e notizie sempre aggiornate dal mondo game. Siamo più di 130.000, quindi sarete in compagnia di tanti altri appassionati come voi. Poi c'è Twitter. Cercate Game Time Italia, diventate follower e twittate con hashtag Tempo di Videogiochi. E infine c'è il nostro sito ufficiale, videogiochi.com, dove troverete le anteprime e le recensioni di tutti i videogiochi in uscita, insieme a tutte le news. Videogiochi.com non si ferma, non c'è sabato, domenica o festa che tenga. E non dimentichiamo le app ufficiali, troverete l'app di Game Time e videogiochi.com per i vostri smartphone e tablet sia su App Store che su Google Play. Tra Facebook, Twitter, videogiochi.com e le nostre app sarà tempo di videogiochi tutti i giorni, mentre in TV noi ci vedremo non tra una ma tra due settimane, perché la prossima faremo una piccola pausa e poi ripartiremo il sabato successivo sempre alle 13.30, ovviamente qui su AXN. Buon weekend a tutti!